28 contrari, un astenuto, il Consiglio respinge. Apriamo a questo punto la discussione. Consigliere Corrado, forse è uno dei pochi gruppi che non è ancora intervenuto sulle dichiarazioni del Sindaco. Prego, Consigliere Corrado. Mi perdoni, Presidente, non sulla dichiarazione del Sindaco, sulle quali poi semmai entrerò nel merito durante la discussione della delibera, ma sulle dichiarazioni della Segreteria Generale. Non è banale e sono obbligato, anche per ragioni lavorative, chiaramente, e per rispetto della legalità, a chiedere un chiarimento. Allora, noi qui abbiamo una società, Expo S.p.A., che è dotata di autonomia patrimoniale, per quanto il Comune di Milano sia socio, non si identifica col Comune di Milano, fino a prova contraria, che fa una serie di scelte, una serie di accordi con una società privata, per cui si impegna a ottenere qualcosa. Nel diritto civile c'è una qualificazione giuridica: se io mi impegno a ottenere un qualcosa da un'autorità o da un terzo che non è nella mia disponibilità. Per cui oggi si viene a chiedere questa modifica. Allora io chiedo, però lo chiedo assolutamente non per ragioni ostruzionistiche, ma per fondamentali ragioni di legalità: per quale ragione la Segreteria Generale può ipotizzare che il Consiglio Comunale, che è soggetto terzo, che non ha nulla a che vedere con i proprietari di quell'area e con Expo S.p.A. intesa come soggetto, come personalità giuridica, possa essere chiamato in forma collegiale o di singoli consiglieri a rispondere per questo voto? Perché questo principio, per cui noi dovremmo essere chiamati a rispondere per questo voto, non trova nessun principio giuridico, cioè non trova nessuna giustificazione giuridica. Cioè Expo S.p.A. che assume degli accordi o crea un danno, come lo vogliamo chiamare, irrilevante, ad una società terza, si impegna affinché un'amministrazione modifichi un accordo di programma, quindi un qualcosa che non è nella sua disponibilità, in senso più favorevole alla proprietà. Allora, per quale ragione giuridica oggi il Comune di Milano potrebbe mai essere chiamato a rispondere di ciò che fa? Perché, sia chiaro, se può essere chiamato a rispondere, questo Consiglio, hanno assolutamente ragione i colleghi, per rispetto della legalità, della democrazia e dell'autonomia di questo Consiglio non si può esprimere. Perché se noi abbiamo una pistola puntata, cioè se la vostra valutazione sulla possibilità di un risarcimento è reale e concreta, io personalmente decido di abbandonare l'Aula oggi. Poi, colleghi, ognuno può fare quello che vuole, quindi questa cosa andrebbe chiarita. Cioè, se esiste un principio giuridico che mi sfugge, però chiariamolo qui, perché se no non è assolutamente corretto. Grazie.